Venerdì 18 ottobre i fan di Uomini e Donne sono stati spiazzati da una storia Instagram con cui Raffaella Squotto ha annunciato la fine della storia d'amore con Brando e Frikian. L'ex corteggiatrice non si è sbilanciata più di tanto sui motivi della rottura, ma ha voluto rassicurare i follower sul suo attuale stato d'animo. La coppia si era formata negli studi Helios nella scorsa stagione del dating show di Maria De Filippi. Le parole sui social network. Nel primo pomeriggio del 18 ottobre tra le storie Instagram di Raffaella è apparso il seguente messaggio. La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. La ragazza che ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne non ha voluto approfondire i motivi dell'improvvisa rottura con il compagno, anzi ha chiesto ai fan di rispettare questo momento così delicato della sua vita. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero, ha aggiunto la giovane che con quel per me sembra aver voluto sottolineare una differenza di comportamento tra lei e Frikian. Al momento non voglio solo che sappiate che sto bene e sono serena, ha concluso Squotto nello sfogo che ha lasciato senza parole tutti i suoi follower. I rumor del recente passato, solo poche settimane fa Raffaella e Brando erano finiti al centro del gossip per una serie di segnalazioni su come si comporterebbe l'ex tronista di Uomini e Donne lontano dalla fidanzata. E Frikian si è esposto in prima persona per smentire tutte le chiacchiere che stavano circolando sulla sua relazione, ma pochi giorni dopo la fidanzata ha annunciato la rottura con un breve ma significativo contenuto social. Le ragioni dell'addio non si conoscono ancora, ma è probabile che con il tempo entrambi i ragazzi sceglieranno di condividere con i fan cosa è successo, e perché hanno deciso di mettere fine ad una storia d'amore che sembrava una favola. La scelta dopo 6 mesi di percorso. Brando e Raffaella si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne a settembre del 2023. Lui era sul trono e lei ha sceso le scale per proporsi come sua corteggiatrice. La frequentazione tra i due è andata avanti per circa 6 mesi a causa della forte indecisione di Frikian. Beatriz è la ragazza con la quale Squotto si è dovuta contendere il cuore del tronista per tanto tempo, anche se alla fine la preferenza del giovane è ricaduta sulla prendente napoletana. Fino a pochi giorni fa Brando e Raffaella apparivano felici e innamorati sui social network, poi il 18 ottobre è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. La relazione nata in TV è finita.